può nascere la necessità di avere a disposizione sia una regolazione grossolana che una regolazione fine, come nel caso della tensione di questo alimentatore. Ad esempio, per raggiungere il valore di 12 V, agiamo su un potenziometro per avere rapidamente un livello approssimativo, e poi sull'altro, per fissare con precisione il valore. Richiamiamo alcuni concetti base del potenziometro. Ha normalmente tre terminali. Può svolgere la funzione di partitore resistivo di tensione, applicando quella di ingresso ai terminali esterni e prelevando la tensione di uscita dal terminale centrale e da una delle estremità. Può anche svolgere, come in questo video, la funzione di resistenza variabile, utilizzando solo uno dei terminali esterni e quello centrale. Vediamo ora come utilizzare due potenziometri per ottenere sia una regolazione grossolana che una regolazione fine. Uno ha valore di resistenza più elevato per la regolazione grossolana. L'altro, con valore di resistenza più basso, mi permette la regolazione fine. Poiché utilizzo i potenziometri come resistenza variabile, cioè collegando solo due terminali, posso tranquillamente parlare di potenziometri collegati in serie. Passiamo a un semplice esempio, con il laboratorio virtuale Tinkercad. Alimentiamo la breadboard presente nell'area di lavoro. Inseriamo i due potenziometri, quello a sinistra da 1 kΩ, quello a destra da 100 Ω. Inseriamo anche un resistore, con resistenza da 100 Ω. Infine, si crea il circuito, collegando opportunamente tutti i componenti. Vediamo il percorso della corrente, che, per convenzione, consideriamo uscente dal polo positivo dell'alimentatore. Vogliamo fare in modo che il resistore sia attraversato da una corrente pari a 6 mA. Avviamo la simulazione con una tensione di 5 V. Notiamo che col potenziometro di sinistra ci avviciniamo, ma non riusciamo a impostare il preciso valore. Agendo sul potenziometro a destra, otteniamo esattamente il valore di 6 mA.